le catture delle trote che abbiamo fatto grazie al fatto che ci hanno lasciato pescare in laghi dove non si potrebbe a cose normali. Lo ripetiamo spesso perché tanto so già che qualcuno nei commenti scriverà ma lì di solito non ci si può pescare. E lo stiamo dicendo, ce l'hanno concesso oggi per far vedere la stupenda razza Puccini presente in questo lago, cioè in questa realtà di acquacultura. Ora ci stiamo spostando dalla parte opposta e si va a vedere la spremitura dei salmerini per le uovine. Andiamo a vedere la spremitura, ragazzi. Allora, qui si attraversa il torrente. Michael è già là che guarda salmerini. Caos sta arrivando. E niente, ci si rivede alla spremitura. Al di là dei maschi riproduttori che vedete qua, guardate che belli. Adesso noi andiamo a vedere la parte della spremitura, ragazzi. Poggiamo le canne da pesca e andiamo a vedere la spremitura. Allora, come avviene la spremitura? Questo sarebbe di 3 anni e le scelgo, vedi? Di quanti anni sono? Sono di 3 anni. Ok. Allora, ho visto che fate tutta una selezione. Là, vado dalla parte di là, scusate. Non si vede bene i maschi che non ci sono a livello nuziale, che sono colori più belli. Praticamente, quindi... voce, il maschio è quello praticamente con la colorazione appunto più arancio. Come tutti gli animali, ovviamente. Sì. Il maschio è quello che deve favoreggiare, deve conquistare la femmina, no? Quella lì per quei colori, vedi bene. Poi la riprova, ovviamente, più lo tocchi. E fuori il seme, vedi? Quindi lo sperma, il bianco. Sì, sì. Okay. E quindi quello ti serve per poi inseminare le uova. Esatto. Io la faccio. Metto in massima parte, tasto quelle, le femmine che sono mature, quindi ancora sono dure. Ok, invece hanno il ventre molto più morbido. Esatto, non tutte raggiungono la maturità nel suo momento, perché è ancora dura. Sì. E la scarto, vedi? Sì. Quelle morbide le metto in quella vasca lì. Insieme ai maschi. Esatto. In maniera tale che la natura faccia il suo corso. Sì, la pietra lì è morbida, senti, è morbida. Infatti se tu vedi, se faccio pressione sulla natura, vedi? Vedi? Sì. Vedi? Vedi? Vedi la pancina morbida rispetto alla pietra. Tocca, no, figlio, qui, condividi. Senti come è morbida. Sì, la natura gonfia. A differenza di quest'altra, vedi, qui è quella della cerba. Senti, lui è un po' raccolto. Sì, sì, è un po' tocca tutto veloce, tocca qui da a pizzicola. Senti che differenza c'è. Senti, questa è ancora di più. Esatto, è dura. Questa è ancora di più. È dura. Ancora è dura, le seleziono, morbida e le trovo. Questo è un maschio. È un maschio? Sì. È bellino questo tipo di, però è piccolino, il seme non lo posso usare, devo usare sempre quello più bello, io. Quindi in questo caso la stessatina la alleggerisco. Ah. Qui vedere come mai se sono ancora giovani così non possono essere usati? È sempre meglio lasciare tipo queste qui. No? Bravo. A colpo, questa invece è dura. Bravo. Esatto. Giusto? Esatto, questo è ancora prendere. Glielo fa provare troppo che dopo ci piglia gusto, vuole fare l'allevamento anche lui, eh? Dopo siamo rovinati. Senti, a colpo. Ma queste mi sembrano dure. Però non so se è per la di. Questa è morta. Questa è morta. Esatto. No. Lo devi sentirlo così. Lo devi sentirlo così. Ah, proprio. Senti a pizzicotto. Senti questo qui, senti che senti i filari dell'uovo, i due filari che sono ancora attaccati, vedo? Ah, invece questo mi sembra un po' invece, scusa, invece questo, vedi, sì, sono sciolti, è vero, sì.
partita e filarina dopo, no? Sì. E in attimo lo fai, in questione, capito, di praticità, se no per dire dura, allora si scarica, dura si scarica. Sono quasi tutte e due. Bravo, bravo. Tu per terra, scarica, scarica, scarica. Questa era bella per dire, perché avendo 3 anni è cresciuta di più, capito? Non tu lasci una piccolina. E tu capisci è quella pronta, capito? E lo metti così. Tutte da spremere, poi quanto ovviamente vengono lasciate con i maschi? Queste vanno già spremute? Sì, no, ora l'ho già scelte, di conseguenza qui sono tutte femmine pronte con dei maschi pronti. E là su invece ci ho messo dei maschi pronti. Poi quando io ho fatto questo lavoro, vedo che ho fatto, quando io ho scelto le femmine maschi, cosa ho fatto io? Vi faccio vedere qui. So, cos'è che noti a colpo d'occhio? I colori. Sì. Vedi? Io ho lasciato quelli belli, che hanno, sì, più belli. Oh. Ma poi praticamente è dal salmerino della trota che nasce la Puccini. Sì, sì. No. Sì, vedi, è una selezione maniacale. Se tu lasci i belli, vengono belli. Sì. Capito? Vedi belli? Vedi il maschio. Ho fatto caso, vedi anche questo qui. Se io uso questo seme a fecondare le femmine con la pancina gialla, qua hanno di caratteristica la sellatura pancia gialla, i suoi figlioli. Capito come? Vedi, qua è un bello. Voglio una selezione di DNA. Sì, sì, bravo, di selezione di colori di forno, vedi? Perché la stellata? Lo stesso, la stellata è una selezione maniacale, capito, dei colori, della forma. Ovviamente sempre sceglie quei più belli ai tanti, no? Perfetti, non abbiano malformazioni. E poi il colore. Se per dire lasciavo le bande pare e la macchia percolare, le trovate non tutte con la macchia pare, però non mi è piaciuto, mi è piaciuta sempre la stellatura, capito? E dalla vasca di qua c'hai i riproduttori di qua? Vedi, c'è un maschio salmerino bellissimo, vedi qua questo. Ma anche questo, non ve la chiedo. Quando? Anche l'arancio. Per dire, è più piccolino però è leggermente rosso. È brutto, no? Sarebbe bello vero, io che pancia rossa che c'ha. Dica che io devo mangiare, però è più brutto, vedi? È più brutto rispetto a quello, vedi? Però che tu dato la faccio in una docciatina così si è un rilassato. C'è che è troppo, qui la vedata bella però non è mangiata. Questo è bello rispetto a questo, bello perché c'ha puntini rossi, vedi? Questo è la più fatta. Bravo, e allora qui devi fare. Ti lascio che ti guarda lì. Se ne muoio. Poi a casa. Qual è il maschio di questi qua? Aspetta, allora. Non ci sono più contatti. Bello. Capito, più grosso, no? Di che riporti tutti i bobini, no? Ok, basta, mi sono tolto i coglioni, grazie. Vai. Beh ragazzi, abbiamo visto la spremitura dei maschi e femmine che si accoppiano con i tenerai pesca, vedete sempre cose nuove interessanti, eh? Avete visto comunque un allevamento dagli avannotti in su e qui invece si parte ancora prima dal concepimento. Detto questo, vediamo di andare a fare qualche trotina nel lago della Trotaria, che stamani non ci ha reso più il torrente e i due laghi per farvi vedere le Puccini, e vediamo se riusciamo. Torrente. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa anche nel lago della Trotaria. Purtroppo è fermo da ottobre, siamo a dicembre e non sono state fatte le immissioni, quindi sono un pochino fermo. Dai! In ombra, ma comunque. Vai, volevo cogliere l'occasione di essere qui oggi alla Sotteria Puccini
per presentarvi la Nebulosa. Nebulosa è una canna che abbiamo fatto interamente in Italia, quindi tutto made in Italy. Carbonio di primissima qualità, anelli all'altezza appunto del nome Nebulosa. Anelli Fujisic, quindi utilizzabili per gli amanti del trecciato. Ma sta arrivando Nicola che ci romperà le palle. Sì. E anche la placca sempre Sitch, quindi il nome è una garanzia. Hai ragione, vedi? Direi di pesca! Basta, vedi te e mi rovino tutto, stacca. Ma chi stacca? Ma... Hai staccato, meno male. La canna è una, ha un'azione extra light, appunto perché ci deve far divertire sia con pesci da 2-3 etti, che fa Nicola, che con pesci appunto di taglio. L'abbiamo vista in azione con pesci anche grossi, come abbiamo appunto fatto oggi. Il design, quindi la colorazione, è fatta su strati con argento e rosso, e la particolarità della Nebulosa sono due rilegatori. La prima, non so se ne... è questa qua che rilega appunto il gancino per gli artificiali, e la seconda è questo, questa rilegatura fatta con una particolare tecnica a mano che la rende praticamente unica. Che dire, la lunghezza è 1,85 m, quindi di facilmente trasportabile. Ho preso troppo? Sì. E dai, abbiamo una ferrata in diretta. Vai, torniamo dopo. Si è scappato questo lago. Grande, io ero girato al cenere che facevo. Lo so, mi fai distrarre. Vai. Niente a che fare con le cuccine, No, però vabbè, dai. Cioè, me l'ho presa. Come cavolo hai fatto a prendere la prima? Non facciamo domande. Vai, la sostina anche nel lago da Trotaria, Che dire? Nel lago da Trotaria ci sono le trotte. Vero? Dai che si suicidi. Vai. Vai. E la liberiamo. Vai, torniamo un pesca alla poi, ora che ci penso, adesso proprio lui si lamenta di come è stata presa. Sì, vabbè, quello lo lasciamo bene. Ecco. No, è vero, oggi ha preso tutte a modino in bocca. Strano. Io l'unico che ho agganciato della grossa fuori sono io. Oggi è vero. Oggi. Dai, vediamo se ascolta. Drone l'abbiamo fatto. Le catture belle siete l'abbiamo fatte. Siete proprio col sole in faccia. Guarda se. No, col sole nella telecamera, mi sono spostato lì apposta. Oggi ho fatto nell'acqua, manca solo quello. Si vede se si riesce a fare altro paio di trote nel laghino da Trautaria e poi ci si saluta. Ciao. Vai. Tornando alla presentazione della canna, volevo dire che la lunghezza di 1,85 m, comunque sia, oltre a permetterci lanci lunghi, è anche di facile trasporto. E ultima caratteristica, ma non meno importante, è il vettino. Il vettino è sdoppiato, che ovviamente ci permette di avere più sensibilità e quindi sentire meglio le abboccate. Vogliamo dire che è compresa nell'acquisto di Nebulosa anche la sacca rigida? Sì. La sacca rigida è più... C'è sempre da intervenire. Non ce l'hai fatta. Perché c'è la sacca rigida, sì, te l'hai ascoltato, insieme... No. Insieme a... Se fai cafonata è giusto che ti cafoni. Alla canna ci sarà appunto abbinata la sacca rigida, come ha detto Nicola, e anche la sacca in tela con tutto il nome. Niente, a questo punto io direi di tornare in pesca e di provare questo laghetto che Nicola... È l'unico che ci ha levato una trota per adesso. Sì, appunto ha avuto una cattura. Dai, dopo.
cosa a gomma non ha preso, ragazzi, una trota. Ha preso una carpa a gomma, scusate lo zoom, ma mi sa che c'ha da camminare ora. È una bella prova per la King, eh. Oia, oia, ci eravamo scordati la telecamera di là, che ah, il laghino, scusa, è caduto. Da Italia non aveva reso molto. Allora, seguiamo Chaos con la King. No. Ah, è il fondo. È il fondo? È ormai quasi in fondo. È una carpa? Oh, oh, oh. Come fa a sapere che è una carpa? Dovrebbe essere un barbo. Se è un barbo, con. Se è un barbo, Michael, che è stato profetico, ha detto, le dobbiamo provare con i barbi. Guardate, effettivamente potrebbe essere profetico. Ta-ta. Oh, bestia. Effettivamente da delle belle testate. Però va detto, che... getta a gomma, ci stacca a bocchino anche con... Il caos è profetico. Ai, ai, ai. Sei un po'... Andiamoli dietro, ragazzi, fa una passeggiata. Sono con 14. Con la trecchia di 006. E con la canna trattata. Tanto ascolta, ostacoli sul fondo non ce n'è, quindi... La tua occupata, eh? No, non ce n'è, abbiamo provato tutto, a bottom, il lago, a struscio, devono. Questa sicuramente... Stoglioni non ce n'è! Sai cosa, sì, forse era una vecchia vasca dell'allenamento, sì. Oh, allora vedi, monta sul poggio laggiù in fondo e scappa la parte là. Oh, è un sub. O è una carpa o è una tonda da un quintale? Sono andato da un quintale, tanta roba, oh, ci ho fatto il pezzo della giornata. E poi continuata da quello di prima. Vabbè, quello era il pezzo in libera, poi c'era il pezzo nel lago da Trautaria. Si è girata, si è girata. Sì? E si vede che ha trovato il fondo. Allora, vediamo un po', Michael, guarda un po' che è. Che sarà? Poi non è che c'è neanche tanto fondo, quindi. Mi dici carpa? Io carpa in Trautaria? Io carpa. Oioia. La carpa non è. Però se è una trota. Se è una trota è neccio da nulla. C'entra se è una trota. Se è una trota ci vuole la rete. E alla fine la gommina. Che gomma utilizzavi? Le nostre. E vai. Esatto. La carpa. Vista. Vai. Questo il grugno. Carpa a gomma. Ecco bella la. Vabbè, comunque questo è un bel banco di prova. È un bel banco di prova per la King, eh. Un po' piegata, non la guarda che ti ci piglia male. Non la guarda proprio, lasciala sta. Che se la guardi, piangi. Oh, la King. Sì, ma la King un cazzo vicino ai miei testicoli. Vai, 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 vai. Questa è la cattura di chiusura, ragazzi, che poi non abbiamo più voglia San Pieni. Allora. Mamma, c'è un freddo, bimbi. Siamo a febbraio. È un... Siamo all'ultima domenica, l'ultima di, domenica febbraio. Di febbraio. E si zizzola, eh. Oh, oh, oh. Te lo sei messo il brusotto? Guarda, ma, che c'entra neanche. Ma aspetta. Metti là sull'erba, sull'erba ci posta. Bada bocciolo. Insomma, la King si è comportata bene, dai. Vai, Anna. Le gommine, eh. Amo, settima piombata e la maiala di suma pelata. Ma la roba. La, vedi la maestria. Non si parla di trote, Michael va in difficoltà, ma si tratta di carte. Clac, clac, la mattina no, rapida. No, no, foto, fatela a modo, bastarditi. Bisogna far vedere che la King resiste. Ostia! Ustia! Allora. Un po' d'allegria, no? Vai! E la carpa è pronta per la libertà. Poggia. Poggia. Vai, carpa in trotaria. Oia, oia. Vuoi fare la difesa subacquea? Aspetta, eh. Ti facevo stavo per fare la difesa subacquea. Vado? Vai. E la bimbona se ne riva. Tanto
ci mancavano le carpe, sono tornate, dai. Quando un gruppo è di fideristi nell'anima, vai. Vai. Via, che dite, si va a fare la chiusura? Sì, ho freddo. Vai. Ragazzi, il freddo purtroppo è troppo insistente, si va a fare la chiusa, ciao bimbi. La chiusura si va a recuperare io e Nick il drone, perché ho che viso paciocco che ho con la barba fatta. Ciao, sono Ciccio Paciocco. Dicevo, si va a recuperare il drone, ce lo siamo scordati e nulla, che siamo furbi, no? Vabbè, ora c'ho le mani, c'è un freddo. Allora, purtroppo ragazzi, le trotine nel trototo, nel lago da Trautaria non si è fatti di meno. Pensavo una a Bodiulo, ma proprio a Bodiulo, perché stavo facendo il bischero di San Michael. Il fatto funziona sempre così, però il torrente, oh. Tanto poi vi si dice tutto nella chiusura, recuperiamo il drone e ci si vede dopo. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Una chiusura come sempre trendy, come sempre in movimento con i cani che giocano. Yeah. Bene, allora, Puccinelli, Nica, com'è andata? Bene, vai. Allora, buona in torrente, ottima in torrente. Ottima, sì. Bello è stato. Le trote, sì. Taglia, piccole, grandi. Tattive. Maschi, tazzate. Femmine, col becco, senza becco, di tutti i generi. Transine. E poi belle anche belle. Poi belle quelle che ci ha fatto fare per le foto. Sì. Veramente divertenti. Purtroppo invece il lago da Trautaria è piuttosto fermo, una carpa e una trota. Purtroppo dopo mesi di chiusura, non essendo stato ripopolato, trote non fresche, noi non siamo dei fenomeni a pescarle, quindi magari anche è stato un pochino colpa nostra. Però abbiamo testato le canne, abbiamo visto che la King rende molto bene anche con le carpe. Porco caro, ma che tenuta! La idem per la nebulosa. Sì, nebulosa con le trote si è comportata in maniera egregia. Quindi per una battuta di testing delle attrezzature ottima, ci siamo divertiti. E che dire, che se il video vi è piaciuto, di commentare, condividere, iscriversi al canale e cliccare mi piace. Vi invito a trovare su tutti i nostri social, che trovate qui sotto in descrizione o e... sopra in caso di Facebook. Bravo. E sul nostro sito web www.itineraridipesca.net. Detto questo, vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre il nostro motto: catch and release. Ciao bimbi. Ciao. Ciao. Macchina che frizza.